grandi emozioni che secondo me solo questa città riesce a dare, perché insomma quelle immagini là di prima parlano da sole. Il Dorico ha un qualcosa di unico, ed Anconetano per il terzo anno consecutivo sono orgoglioso di far parte, di essere qui a far presidente di questa società, anche se magari siamo in pochi ma buoni, e sono orgoglioso di essere anconetano come quei ragazzi là, e spero che questi ragazzi oggi abbiano capito cosa vuol dire questa maglia, perché ragazzi, cioè, anch'io sono sempre emozionato come al primo giorno, insomma. Sono contento di vedere così tanta gente alla presentazione della squadra, così almeno anche i giocatori capiscono in che piazza sono arrivati. E queste immagini devono essere un insegnamento alla squadra, si devono sempre ricordare la domenica che maglia portano. Poi per quanto riguarda invece la squadra, sono contento all'80%, manca qualcosina e spero nei prossimi 2-3 giorni di riuscire a completare. Ci manca un centrocampista di spessore per il club, va a occupare una zona del campo dove in questo momento siamo in inferiorità. L'importante è partire bene la domenica, sul campo difficile. Poi il presidente ha già detto più volte che se c'era bisogno farà ulteriori innesti. Io solo una cosa vorrei dire, che l'unica cosa che posso promettere è che per questa maglia si suderà il sangue, quello è sicuro.